un saluto agli amici di Mitico Channel e di Immagini e Parole. Oggi prendiamo il tè alla Libreria Mondadori di Foggia in compagnia di una poetessa, la professoressa Antonietta Orsitti. Benvenuta Antonietta. Grazie a voi. Allora, la professoressa è abbastanza prolifica, ha già quattro pubblicazioni all'attivo e sta per presentare due collane poetiche, raccolte poetiche, che si chiamano Possibili ritorni e Ultimo canto del cigno. Ma prima di parlare di queste raccolte, Antonietta, volevo farti una domanda. Da dove è nata l'esigenza di scrivere poesia? L'esigenza è nata nel 2010, quindi ero già una bella cinquantenne matura, ed è stato un momento particolare della mia vita. Mia madre ha perso la memoria e quindi in me è scattata una molla, evidentemente, che mi ha spinto a scrivere per cercare di fermare, nella maniera possibile la memoria, appunto cose che mi erano capitate nell'infanzia, ma anche cose che mi sono capitate, diciamo, nel frattempo da adulta. E quindi questo mi ha spinto nella sostanza. E non immaginavo minimamente di poter scrivere poesie, perché sì, avevo scritto altre cose, non è che la scrittura non mi appartenesse, però sinceramente non immaginavo che potesse essere la poesia il campo in cui poter appunto dare. Io dico sfogo, ma è proprio Sfogo. così, a quelli che erano i miei pensieri più intimi. Allora, il motivo quindi originario della prima raccolta poetica è appunto la memoria, ma in Possibili ritorni si parla di ricordi e di memoria. Ce ne vuoi parlare, Antonietta? Sì, infatti Possibili ritorni è proprio questo, c'è la possibilità di ricordi di ritornare. Io insieme a Rainer Maria Rilke dico che i ricordi bisogna prima dimenticarli per poi cercare di riportarli alla memoria. E quindi è probabile che sia successo proprio questo nella mia vita, nel mio passato, ma anche nel mio presente, di tirar fuori cose che sembravano non appartenere più, diciamo, al mio vissuto, alla mia vita, e invece sono venute fuori. Poi, se possibile, potrei anche leggere Sicuramente. Io Possibili. volevo, nell'attesa di ascoltare qualche tua poesia, scelta da te naturalmente, volevo evidenziare come Possibili ritorni è una lettura del quotidiano, in cui la prosa è abbastanza, ecco, ha un atteggiamento più prosastico che poetico, dove il verso è abbastanza piano, oggettivo, realistico, forse per il tentativo appunto di riportare a galla, di trattenere ciò che invece la memoria può perdere. Sì, indubbiamente questo, anche perché risulta probabilmente più facile, più veloce la scrittura, come dici tu, prosastica, anche perché oggi non so quanto possa essere utile o comunque sentito un verso che magari è rimato o con delle precise regole metriche, e quindi sicuramente questo è successo a me. Ci vuoi leggere Sì, una o due liriche di questa raccolta per inizierei da cominciare? Possibili E ritorni, quindi la poesia che ha dato il che ha dato il titolo titolo, alla perché è proprio raccolta. lì che in pratica ho a lungo atteso una notte, il ritorno del sorriso di note, a ristorare coi ricordi giunte, attimi vissuti, le cui impronte sono impresse in ciò che ieri ero e che ora sono nel riverbero di luci dorate di sole, riflessi che come ardite lucciole accendono i silenzi notturni, arringano parole nell'eco flebile che dolce accompagna nuvole di un sogno, vaghi annunci di possibili ritorni. Bellissima, complimenti. Ne vuoi leggere un'altra? Sì, magari ricordi in poesia, che proprio parla appunto dei ricordi. Ricordi in poesia, scivolano sulla carta, senti lo scorrere lieve della carta che pagina dopo pagina scrive sentimenti nascosti o scoperti sul mondo. Cose semplici e nude si arricchiscono e si ricoprono di amore, furore e solitudine, pace, gioia, dolore, immagini dipinte dall'anima riempita, diversi dai colori più diversi, fiori
fiori che si affacciano a profumare menti disattente, afferrate dalla vita, annientate dal caos, sbattute da circostanze incerte che affannano animi e abbreviano le ore, trascorse a penare senza ascoltare la musica di versi che cantano inni a ricordi svaniti. Anche questa è bellissima e ci pare di capire che possa essere proprio la potenza vivificatrice della poesia che nel bene e nel male riesce a trattenere, a portare a galla, forse anche a salvare in un certo qual modo. Ci sbagliamo? No, e questo è poi l'intento assoluto, universale della poesia, da quando probabilmente l'uomo ha cominciato a scoprirla, e anche Dante dava al poeta un ruolo fondamentale nel mondo, nell'universo, anche se poi spesso non si dà voce ai poeti, non li si ascolta come si dovrebbe. È proprio a proposito di ciò che mi viene in mente la tua seconda raccolta, quella che presenti al grande pubblico tra pochi giorni, Ultimo canto del cigno. L'ultimo canto del cigno rappresenta la voce del poeta? Sì, è proprio la voce del poeta, l'ultimo, perché è probabile che anche il poeta abbia perduto delle speranze di essere appunto ascoltato. E poi anche perché comunque in questa raccolta c'è la vita ma c'è anche la morte, come poi in tutte le poesie. E il ciclo vitale dell'uomo è comunque limitato e la poesia ha questa forza, diciamo, questa potenza di rendere universale il suo messaggio e quindi di salvaguardarlo appunto dalla morte. Però comunque questo non toglie che la morte faccia parte di noi, della nostra esistenza, della nostra vita. Infatti questa raccolta è abbastanza diversa rispetto a possibili ritorni. Se la si legge si scopre un tono più intimista, possibilmente più sofferto, dove si avverte una dualità tra uomo e poeta. Lo scorrere del tempo, la fugacità, la precarietà sono gli elementi indissolubili che percorrono le tue poesie, come giusto appunto ci hai detto. E il cigno nero, che è l'emblema di questa raccolta, perché è nero, Antonietta? È perché rappresenta probabilmente il lato scuro che è dentro di noi, cioè ciascuno di noi ha un lato scuro che magari non conosce e che probabilmente attraverso la poesia si riesce a tirare fuori, sicuramente questo è il significato. E infatti diciamo due cigni sono anche nella copertina, e è come se facessero parte poi dello stesso io poeta. È come se appunto questa dualità ripercorresse il suo animo, il suo intimo. E quindi in realtà non possiamo fare a meno di tenerne conto. Ci vuoi leggere qualche estratto? Sì, magari la prima e l'ultima, perché appunto la prima parla del cigno nero e l'ultima è un po' la conclusione di tutta la raccolta. Il cigno nero. Muto, cerca un compagno nello stagno. La sua immagine vede riflessa nello specchio d'acqua, la tocca col becco che buca la visione, che in un vortice dilegua e tremante ritorna sembiante di paura d'aver smarrito se stesso. Poi si rivede lo stesso, deluso di non essere l'altro che cercava. Da allora imparò a convivere col cigno nero, che vedeva riflesso in quello stagno divenuto il suo compagno. Tu ci parli di questo cigno nero come della parte oscura di noi. Potremmo anche intravedere la perdita dello statuto epistemologico dell'intellettuale, quindi del poeta, in questo sembiante che trema e che perde se stesso, non riesce a riconoscere la propria immagine? Sì, sicuramente è proprio così, come dici. E noi spesso non conosciamo noi stessi fino in fondo e questo probabilmente ci spinge nella vita a cercarci continuamente. Bene, leggiamo l'altra lirica. La curva del collo. Una linea sinuosa chinata sullo specchio d'acqua in cui è riflessa la sua forma. Perfetto percorso di un disegno nascosto nel sacro scrigno dell'origine. Miracolo della vista, ne segue il movimento, folgorante immagine, abbagliante sovrimpressione, l'occhio costringe a guardare altrove. Qual è questo altrove?
L'altrove è ciò che è diverso da noi, ciò che è distante da noi, ciò che vorremmo magari raggiungere ma che non raggiungiamo mai. Quindi la poesia termina con una malinconia, forse? Sì, sicuramente non può non essere malinconica la voce del poeta, perché deve tener conto dei sentimenti più intimi, più interiori che ci possano essere, e quindi soffre nel fare questo. L'interiorità è sempre sofferenza. Bene, noi ringraziamo Antonietta per essere stata qui con noi, per averci letto le sue bellissime liriche, e ringraziamo la libreria Mondadori che ci ha ospitato, e diamo appuntamento ai nostri telespettatori al prossimo tè. Buongiorno Antonietta e grazie. Grazie a voi.